La grande attesa per la semifinale di ritorno in programma all'Adriatico Giovanni Cornacchia giovedì alle ore 20:30. Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Foggia. Pescara in fibrillazione. Il colpo d'occhio sarà notevole. Si riparte dal 2-2 dello Zaccheria. Non conta più la posizione ottenuta al termine della stagione regolare, che in questo caso avrebbe avvantaggiato il Pescara. I gol realizzati in trasferta non valgono doppio, ergo in caso di parità al 90esimo con qualsiasi risultato, tempi supplementari e eventualmente calci di rigore. Zeman recupera Plizzari. Questa mattina l'ex Milan è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Solo un fastidio all'adduttore, peraltro già smaltito. Dunque, salvo imprevisti, Plizzari tornerà tra i pali dopo le rispettive squalifiche. Di nuovo a disposizione Brasco, Palmiero e Milani. Scontato il rientro del capitano e del regista, meno quello del terzino ex Pontedera, visto il buon esordio di Paolo Gozzi. Nel cuore della difesa, al fianco di Brosco, più Boben che non Mesic. Davanti Lescano tornerà titolare, supportato dall'ex Merola e da uno tra Cuppone e Delle Monache. Sale intanto a 8 il computo dei diffidati: Plizzari, Colai, Craia, Lescano, Boben, Delle Monache, Gozzi e Rafià. Foggia privo degli squalificati Di Noia e Kontek. In difesa torna lo spagnolo Rutienz, che contende la maglia al pescarese di Pasquale, ex Primavera Biancazzurra. Rossi proverà a recuperare Frigerio. 7 gol in stagione, di cui 2 nei playoff. Grande assente nell'andata della semifinale appena consegnata agli archivi. In attacco conferma del tandem Peralta-Ogunseye.